Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca nel Vallo di Diano per la prima volta della sua elezione per inaugurare il laser ad Eccimeri nel reparto di oculistica. Ma non solo, il governatore della regione Campania ha incontrato i sindaci del territorio per fare il punto sulla situazione del Vallo di Diano, dal tribunale al centro sportivo meridionale, dall'agricoltura al turismo. Ascoltiamolo in questa intervista. Siamo qui all'ospedale di Polla, abbiamo inaugurato una struttura di avanguardia per interventi oculistici, un laser che consente di fare davvero gli interventi di avanguardia. Abbiamo solo al Monaldi a Napoli e a Polla queste tecnologie laser. Stiamo lavorando per potenziare l'ospedale di Polla, fino a 3 anni fa se ne stava cadendo a pezzi, abbiamo fatto lavori per ammodernarlo. Pensiamo di potenziare il polo oncologico, abbiamo molti cittadini che dal Vallo di Diano vanno a curarsi addirittura in Basilicata, non è possibile, quindi credo che faremo degli investimenti anche per la radiologia oncologica e vedremo di potenziare altri reparti senza vendere fumo, senza immaginare di poter fare cose che poi vengono bocciate a Roma, ma garantendo a tutti i cittadini del Vallo lo stesso diritto alla salute che hanno i cittadini di altre realtà urbane. Un polo sportivo, il centro sportivo meridionale, potrebbe essere inserito, anche se distante, nelle universiadi, anche se va recuperato, e la questione del tribunale, se è un'utopia riaverlo qui, e cosa pensa di questa situazione? Per le universiadi no, non è utilizzabile il centro di San Rufo, per le universiadi siamo troppo lontani e... Ricordo anche quello, perché lì facevamo le riunioni con Enrico 40 quando bisognava definire gli accordi amministrativi, sempre in metà anni 70. Dovremo recuperare quella struttura perché può dare valore a tutto il territorio, può diventare anche quella un'opportunità di nuova civiltà di vita. Per il Tribunale noi abbiamo subito una delle cose più demenziali che abbiano fatto i governi precedenti. Accorpare con Lago Negro crea un sacco di problemi anche amministrativi. Pensate a quando bisogna presentare liste, bisogna andare alla corte di appello in una regione anziché in un'altra, cose incredibili. Abbiamo segnalato più volte questo problema. Raggiungere oggi la corte di appello di Salerno è, credo, una cosa estremamente agevole anche per il Vallo di Diano. Ci abbiamo messo 20 minuti correndo un po', ma insomma non andate oltre mezz'ora, però è evidente che c'è tutt'altra, come dire, facilità di collegamenti con Salerno, quindi mi pare veramente una cosa demenziale questo accorpamento che hanno fatto. Vediamo di insistere, è complicato avere risultati entro questa legislatura perché mi pare che ormai siamo alla fine, speriamo solo della legislatura, non dell'Italia, perché se continuiamo così ci mettiamo una croce sopra. Ed è un discorso da riprendere con il nuovo Parlamento, sperando che ci sia un governo, perché se andiamo avanti così faremo fatica pure a trovare una maggioranza parlamentare.